Ed eccoci finalmente a bordo della nostra Tenere 700. Stiamo ancora facendo il rodaggio di questa piccola peste. Prima di avventurarci nel nostro lungo viaggio, abbiamo 396 chilometri. Dobbiamo arrivare a 1000 per dopo fare il tagliandino e dopo essere tranquilli almeno fino ai 10.000, mi pare, 10-15.000, per poter girare in totale tranquillità aprendo come un forsennato. Stiamo avvicinando ad una piccola stradina impervia, vedete, una stradina bianca. Con queste nuove pedane ci si issa benissimo, guardate come si riesce a lavorare in totale tranquillità. Piccolo guado! Lo schivo perché sennò bagno la moto! Nell'erbetta si comporta bene, ci sono anche dei piccoli avvallamenti e la moto ai 35 km all'ora è super stabile, super ammortizzata, anche da seduto il comfort è abbastanza buono. Quando si gira in questo terreno bisogna sempre prestare una grande attenzione, anche perché nascosto tra le varie fronde e ciuffi d'erba può celarsi un buco nella quale magari cadere rovinosamente. Si agisce sempre non di istinto ma di giudizio quando si affronta, eccolo lì il buco, visto? Un terreno che non si conosce, grande avventura, meriterebbe infatti anche una piccola canzoncina tipo Montincella all'avventura e cavalca tenere, scoprirai senza paura che una buca è qui per te. Oh, questo è il luogo perfetto per una intro. Ed eccoci qua, persi in una radura, senza sapere dove si è, un po' come nel Signore degli Anelli quando la compagnia si perse nelle lande desolate di Sbrangrokok. Io più o meno sono nella stessa situazione, ma mi sto divertendo come un pazzo! Ma adesso basta perdersi in discorsi inutili, ci rimettiamo in sella e vi porto con me a fare un giro in queste strade desolate di Sbrangrokok, che ormai tutti conosciamo. Danny, come ti sei vestito? Attui i meccanismi di difesa individuali, di protezione? Certo che sì, soprattutto quando si guida una moto del genere, anche perché con delle pedane come queste, se non hai gli scarponi veramente ti distruggi i piedi, quindi bisogna essere sempre attrezzati. Ovviamente ho, vi faccio vedere, gli scarponi da moto, da enduro, pantaloni con protezione, ginocchiera e anca, e giubbotto con protezione che vabbè me l'avete visto adesso nell'intro. Adesso montiamo in sella e si va dove? In direzione là. Ma volevo anche prima ammirare con voi questa poesia visiva. Cioè adesso, onestamente, voglio che scriviate nei commenti se questa non è la Tenere più figa che abbiate mai visto. Cioè curata nel minimo dettaglio. So che l'avete già visto nella presentazione della moto, ragazzi, ma io non riesco a staccarle gli occhi di dosso. È una cosa, cioè, pazzesca. E si parte, tra l'altro oggi non ho neanche installato il navigatore, ho detto vado così all'arrembaggio, convinto di essere Magellano e di riuscire ad orientarmi con le stelle, l'ho lasciato a casa, in realtà l'ho dimenticato, sono un coglione. E adesso via! Uy, che canne di bambù! Bello così, bello così! Guardate come mi avventuro! Siamo in seconda, gli ammortizzatori stanno lavorando in maniera davvero ottima, anche se credo di essere in una sorta di passaggio per trattori. Noi non abbiamo paura, la affrontiamo con indomito coraggio. Probabilmente dalla telecamera non si vede, la strada è piuttosto frastagliata, piccole dunette che vengono bene assorbite dal sistema di ammortizzazione ben regolato da Gubellini, che mi ha fornito per assistermi in questi miei viaggi, e sta facendo davvero un egregissimo lavoro. Ed eccoci! Oh, bello così! Caspita, finisce? La finisce in una strada privata? Credo di sì, perché vi è un cancello, quindi dobbiamo continuare. Sì, dobbiamo continuare nel prato sperando di raggiungere un'uscita. Noi non abbiamo paura. Velocità controllata, 35-40 km all'ora, che ci permettono comunque di avere un'andatura che fa strada, che ci porta avanti, ci porta a destinazione. Siamo avventurieri. Modalità del cespugliatore on. Bello così, bello frivolo, occhio! Mai paura col Tenere! Ho mangiato un po' di erbacce, ma male non fa, fibre per mantenermi in vigore
durante la cavalcata. Ancora fibre, basta fibre. Sono a posto, sono a posto. Si fidi, si fidi. E che le... Se sono gli ceci. Oh, che luogo abbiamo raggiunto. Guardate. Che luogo, orco boia, che buca. Che luogo, porca puttana. Che luogo è mai questo? Andiamo ad ispezionare. Venite con me. Grazie, tenere. Stai facendo un egregio lavoro. Resta qui, Ho lasciato sulle chiavi perché sono un idiota. Porca miseria. Che cavolo è? Centrale elettrica, presumo. Se c'è tra di voi qualche superman, se c'è tra di voi qualche intenditore potrà confermarlo. Vedo la tensione andare là, quindi bisogna prestare grande attenzione alla tensione. Un parapetto che porta ad un'acqua putrida, un'acqua veramente orribile, stagnante quasi. Piccola manovra. Tra l'altro questa moto è davvero leggerissima. Fa caldo, lo so, piccola, resisti. Resisti, resisti. Bella così. Derapatina deliziosa, bello. Cazzo che figata. Consorzio di bonifica. Qua consorziano, qua bonificano. Porco boia! Mi intraverso! Buongiorno, porta da qualche parte questa strada che mi sono perso. Si esci di là. Pronto, a destra vai Vescovana, Stanghella, Statale 16, a sinistra Granza, Sant'Elena. Grazie infinite, molto gentile. L'avventura e cavalca tenere, mangia le fibrette che sono buone anche nel tè. Ragazzi, comunque piccola recensione delle pedane Rebel, sono un qualcosa di pazzesco. Io sono in piedi nella moto, non sento la minima fatica, sono super stabile, si sono piantate negli scarponi ed è quasi più comodo per me rimanere in piedi adesso che né seduto. La moto si comporta benissimo, ammortizza, non c'è nessun tipo di problema alla schiena e sono cazzo super soddisfatto, cioè vi giuro, io benzina ce n'è, io non scenderei più dalla moto. Ovviamente non si può concludere un motogiro domenicale senza prima passare a trovare la mamma. Guardala, guardala che è timida. Ti piace? E non può considerarsi domenica senza lo sgarro. E con lo zaino pieno di gelati e la mia schiena fresca vi saluto e vi dico ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere se volete altre avventure con il Teneré, dove ci si perde ma si trova comunque sempre la via del ritorno. Scrivi, commenta, ancora video col Teneré, perché io mi diverto come un pazzo.